Ragazzi, adesso intervisteremo un carabiniere della biodiversità, lei, Chiara. Quindi, allora, incominciamo con le domande. Allora, voi, cosa fate per proteggere l'ambiente? Oh, facciamo tantissimo. Io provengo da un centro nazionale per la biodiversità. È un centro dove c'è una banca genetica dei semi, quindi raccogliamo i semi di tutto il nord Italia, nord dal Friuli alla Liguria, praticamente tutto il nord, e conserviamo i semi di tutti i nostri alberi dei boschi, delle nostre acque. E poi inseminiamo e piantiamo per piantarli, quindi facciamo un bosco in Italia. Ok, passiamo alla prossima domanda. A volte l'ambiente può essere cattivo, diciamo, in qualche modo, nel senso, tipo, non lo so, fa delle azioni, diciamo, negative per le persone. Ricordiamo Vaia, la tempesta Vaia. Cosa ha fatto la tempesta Vaia? Te la ricordi? No. Non è mica tanti anni fa. È arrivato il vento forte e causa del cambiamento climatici e ha buttato giù un'intera foresta proprio qui vicino a noi. E sono caduti un sacco di alberi. E noi, carabinieri della biodiversità, cosa abbiamo fatto? Intanto avevamo già dei semi nella nostra banca, quindi li abbiamo ridati in Veneto o anche in Trentino e li abbiamo restituiti al territorio per poi ricostruire il nuovo bosco. Wow! Non sapevo che ci fosse stata questa tempesta. Questa tempesta. Poi, dimmi le cinque belle cose dell'ambiente. Secondo te le cinque belle cose dell'ambiente? Allora, la bellezza, l'ambiente è bello, è fondamentale. Dopo cosa ci dà l'ambiente? Il profumo? Ti dico i sensi? I sensi del tutto, il profumo, il tatto, sono cose belle dell'ambiente. La vita, perché ci regala la vita di tutti gli altri esseri viventi. Quanti sono arrivata? Dimmi tu. E cosa mi manca? Gli animali e le piante. La flora e la fauna. Ecco, perfetto. Poi, qual è la differenza tra voi, quindi i carabinieri della biodiversità e della polizia stradale, la polizia che incontriamo tutti i giorni in strada? Che loro fanno un lavoro diverso dal nostro. Loro sono sulle strade e soccorrono in caso di incidenti oppure fermano, danno le multe. Noi in realtà, il mio compito, soprattutto il mio, è di educazione ambientale. E quindi di prevenire i reati ambientali, quindi andiamo nelle scuole, ci occupiamo di educazione ambientale, proprio per evitare il dopo, cioè il danno, cercare di sensibilizzare la gente a prevenire certi atteggiamenti, certi comportamenti sbagliati. E poi l'ultima domanda. Siete mai stati ad Amatrice? Perché appunto Stella Nusella e Marianna Balducci stanno presentando il loro libro Verde Speranza, che è proprio ambientato a Amatrice. Quindi voi ci siete mai stati? Io personalmente no, ma i miei colleghi durante il terremoto sono andati giù ad Amatrice a fare il servizio di vigilanza contro. Proprio sono stati attivi loro. Io i giorni non sono andata. Wow! Vabbè, allora io ho finito con le domande, grazie per tutte le risposte che mi hai dato. Figurati, quindi insomma adesso salutiamo tutti e ci vediamo.